Allora, Mara Bizzotto, si offre una disponibilità a Allora. votare un provvedimento condiviso per avere come scalpo però la sanzione che non c'è più una maggioranza e quindi il governo deve andare a casa? Sì, noi della Lega siamo disponibili a trovare una soluzione al problema ex Ilva, perché salvare l'Ilva significa salvare l'acciaio in Italia, perché l'acciaio serve alle nostre industrie siderurgiche, ma anche manifatturiere. La posata è fatta d'acciaio, la caffettiera è fatta d'acciaio, la nostra impiantistica è fatta d'acciaio, quindi figurati, noi dobbiamo salvarla. Io non sopporto però sentire certe cose. Io non so se Sansa sia il nuovo leader 5 Stelle perché lo sta difendendo meglio di Di Maio. Però come puoi non prendere atto che c'è un Se mi movimento, quello lasciavate dei finire il 5 Stelle? discorso. Io l'ho ascoltata e prego di ascoltarmi. Io non so come possa difendere un movimento che voleva fare un parco giochi là. Voleva fare un parco giochi. È ancora quel movimento? Io voglio capire cosa vuole 5 Stelle, innanzitutto. Vuole difendere e salvare l'Ilva o vuole raccontare le storielle come quelle delle scie chimiche e dire là che si fa un parco giochi? E aggiungo una cosa. Guardate che il problema dei 5 Stelle è emerso chiaramente dal servizio che avete fatto. Non sono nemmeno in grado di fare un capogruppo alla Camera, quello dei 5 Però le Stelle. segnalo che ci avete governato insieme per Esatto, e 14 siccome mesi, li non. conosco, e infatti io, siccome li abbiamo conosciuti, e Salvini non è stato grande, ma di più a sopportare un movimento, semplicemente l'ha fatto perché voleva risolvere il problema Ilva, voleva abbassare le tasse, voleva affrontare il problema immigrazione. Però, detto questo, suggerisco al PD di capire che con questi non si governa. Lo dico per loro perché vanno nel burrone, ma soprattutto per l'Italia, perché se si continua così, andare nel burrone è il sistema Italia. Io voglio che i 5 Stelle siano chiari. Io voglio che i 5 Stelle ci dicano cosa vogliono fare dell'Ilva. Noi siamo a disposizione a salvare Allora, l'Ilva. qui Se poi c'è un tema strategico però anche poi politico, no? Che si inserisce. è Zingaretti che ha detto bisogna andare verso la fine ordinata legislatura perché con i 5 Stelle non si può governare. Ma seguite le indicazioni. Cioè, Sansa dovrebbe ascoltare tutte le voci, non solo quelle dei 5 Stelle.